rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri, nella veste di consigliere del Comitato Regionale Toscana. I signori hanno già espresso molto chiaramente quali sono le attività che vengono svolte in Toscana. La Toscana da sempre ha avuto un occhio di riguardo per questo settore degli sport equestri, trainato soprattutto dal nostro presidente Massimo Petaccia, che oltre ad essere il presidente è anche un tecnico di dressage che da sempre ha messo a fuoco l'aspetto del paradressage, portando avanti il discorso fino a far sì che abbiamo costituito una squadra veramente importante con dei risultati a livello non solo toscano ma nazionale e anche internazionale con dei grandi campioni. Ecco, se qualcuno fuori dall'ambiente si vuole accostare, vuole capire, vuole partecipare, vuole contribuire, che cosa deve fare? Allora, la partecipazione avviene attraverso dei centri specializzati dove ci sono degli istruttori qualificati che rendono possibile l'avvicinamento dei ragazzi al mondo equestre. Poi da lì è tutta una progressione in relazione al tipo di disabilità dell'atleta e vengono indirizzati a seconda delle motivazioni nelle discipline del paradressage. Facciamo gli atleti. Ti chiami, quanti anni hai, da quanto fai questo sport? Letizia Minor, ho 23 anni, niente, questo sport lo faccio da parecchio, ora non so bene quanti anni perché... Sono tanti, cinque anni. Vinto la Coppa delle Regioni a squadre. Brava.